L'olivicoltura in Umbria rappresenta un'attività di fondamentale importanza, è un simbolo di paesaggio, di cultura e di multifunzionalità. Da questo punto di vista, la possibilità che viene data all'olio della nostra regione dalla DOP Umbria è sicuramente una sfida importante. Abbiamo visto nel corso degli anni, dopo 10 anni di attività e di immissione al consumo della DOP Umbria, un mercato crescente. Un mercato che risponde a quelle che sono le esigenze dei consumatori, che sono sempre più esigenti, i quali prediligono chiaramente i prodotti a denominazione d'origine, perché rispetto ai prodotti tradizionali, se vogliamo, tradizionali intesi come prodotti standard, hanno veramente delle caratteristiche distintive molto nette che ne sottolineano la qualità. Da questo punto di vista, il trend abbiamo detto che è in crescita, attualmente ci sono circa 900.000 piante che sono inserite e accatastate negli elenchi degli olivicoltori tenuti dalla società che appunto fa il controllo, quindi dal Parco Tecnologico e Agroalimentare dell'Umbria. Sono circa 700 gli olivicoltori inseriti nel circuito per un totale di 3.750 ettari più o meno di oliveti che concorrono alla produzione dell'olio DOP Umbria. Ci sono anche 65 frantoiani e all'incirca una sessantina di confezionatori che sono poi i soggetti presso i quali vengono appunto fatti i campionamenti di questo prodotto. Una nota che è opportuno sottolineare è che tutti i risultati positivi che sono stati raggiunti sino ad ora sono risultati sono stati possibili solo grazie a una collaborazione continua tra le associazioni sindacali in agricoltura, tra le pubbliche istituzioni, ma anche tra gli organi di vigilanza, sia consorzio di tutela, ma piuttosto anche Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e quindi Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Noi riteniamo che lavorare in qualità e soprattutto lavorare bene sia un elemento premiante e questo viene sottolineato anche da tutti coloro i quali, con, non lo nascondo, anche dei sacrifici, perché comunque lavorare in qualità significa assoggettarsi a un regime di controllo che va a sommarsi a quelle che sono le normali attività. Però è un sacrificio che non rappresenta, se vogliamo, un costo, ma piuttosto un investimento, perché il risultato di tutto ciò è un valore aggiunto all'olio DOP rispetto all'olio extravergine normale che altrimenti non si potrebbe ottenere.